the J, the I, the M, the Y, the J, the I, the M, it's Jimmy. It's Jimmy. Yo. Bella Maurizio. Bel pezzo. Classic. Yo. Bella, bella. Come stai? Bien, bien, hermano. ¿Tú cómo estás? Muchas, mucho amor por tú. Igualmente, compa. Para ti, para ti. My español es soso. Anyway. Vabbè, il mio italiano è da lì, diciamo. Allora, per chi non lo sapesse, Jimmy è una figura molto importante per la scena italiana, perché lui fa parte sicuramente dell'old school italiana, abitato a Roma negli anni '80, è stato parte della scena, ha contribuito, è stato un b-boy ovviamente, ma il b-boy resta sempre nel cuore, e quindi tanto rispetto. Poi è andato in Cile, è diventato una superstar in Cile insieme alla Coppa Latina, e oggi noi gli portiamo tanto rispetto. Grazie per essere qui con noi. Grazie Maurizio, grazie, grazie, grazie. Wow, wow. Che tempi quelli, no? Più di 30 anni. Ma sì, tanto ne facciamo di nuovi. Io direi, prima di parlare, vorrei partire subito con un pezzo, così andiamo a fuoco. Parto io, ovviamente. Ti faccio ascoltare il pezzo e... Forte, forte. Saludo para toda la people. Para toda la gente, compa. Per tutta la gente che sta ascoltando, che ci sta a seguire. Siamo qui con Next One, Maurizio, la leyenda. Tu sai come funziona, ti ho appena mandato il beat, controllo che dovresti avercelo e facci sentire il tuo talento. Dai. Oh, come suona? Bueno. So ya tu sabes quién está. Next, next, next one, Fernández. Hey, mira. Dime que se te perdió, que sé yo. No me venga con una huevazón, que me da picazón.
me pongo nervioso, manchero, no puede ser primero, de que me habla no lo entiendo, ya que vengo, tan solo escuche lo que tengo, hay algo que no entiendo, porque sigue siendo un mentiroso, un copión vanidoso, quieren ganar, fama conmigo, a mí nada me para, tranquilo, independiente lo que digas, tonterías que creías que me ganaría, jamás me vería si no fuera para arriba, mejor camina, date una vuelta suelta, que tras envuelta, esta vena está muerta, su verga vale verga, no se acerca ni tu merca ni tu arma, calma esta alma, libera tu karma, te desarma, suena alarma, porque tu puesto, callado para la fila y espera tu momento, que no conocen de la historia y dispara a todo al que tenga frente, pero quiere de cualquier precio la fama, hablando mierda de ti, Fabri y Arel, que no conocen de la historia y dispara a todo al que tenga frente, pero quiere de cualquier precio la fama, hablando mierda de ti, Fabri, digan lo que quieran, hable lo que quieran, invente lo que quieran, me da lo mismo, compa, digan lo que quieran, quieran, hable lo que quieran, invente lo que. ¿Cuántos gente sueña con ser la cara? Yo solo rimo lo que el next dispara. Jimmy Fernández, el pana, el don pana. Y con mi poma pro dime quién nos para. Un caballero siempre complace a su dama y jamás será más vivo si paga una cana. No, siempre la busca, cumple lo que trama mientras ellos hablan de que ganan, pero no han ganado nada. Mira, ¿qué vamos a hacer la cosa, friend? Dime, ¿qué vamos a hacer la cosa, friend? Ojo, ¿qué vamos a hacer la cosa, friend? Dime, oye. Que no conocen de la historia y dispara a todo al que tenga frente, pero quiere de cualquier precio la fama, hablando mierda de ti, Fabri y Arel, que no conocen de la historia y dispara a todo al que tenga frente, pero quiere de cualquier precio la fama, hablando mierda de ti, Fabri y Arel. Pues ya tú sabes, friend, Fabri y Arel. ¿Cómo? Next one, dímelo. Ajá. Ya tú sabes cómo va. Bueno. Peace. Jimmy de Panamá. Peace. Wow. Grazie. Talento è sempre lì, fresco, la passione c'è tutta e quella è intatta. Grazie. Si fa quello che si può. Da un bel tempo. Fai bene, non preoccuparti, fa benissimo, va benissimo. Giaggia! Un saluto a Giaggia che è appena entrato. Ottimo. Bella. Ti consiglio di, il prossimo pezzo, cerca di alzare un po' più il volume del beat o se no lo avvicini più alla fonte dello streaming. Ok. Che si senta un po' più chiaro. Ok. Bueno. Grande Jimmy! Grande. Ah, Jimmy faceva un whimmy enorme come una casa. Ho imparato da te le corone? con le mani dietro la schiena, ancora ricordo. Mucho amor para Jimmy, amigo, hermano. Grazie, mi brother. Hermano de Panama, che vive in Cile. Estoy bueno. En Chile, yo sono nato qua, ma ho cresciuto a Panama. Esatto. Poi mia madre è italiana e per quello sono andato a vivere un po' di tempo fa in Italia e ci torno quando si può. Jimmy, quando può, torna sempre a trovarci. Mucho amor para corazón de Jimmy. Grazie, mi bro. Grazie. Ok, allora... Andiamo avanti col programma. Ovviamente se dovesse cadere la linea rientriamo velocemente, non importa. Ok. Prossimo pezzo era il 2005 e questo è un tributo ad un classico che ho amato e ho voluto riproporre qui per voi. Chi ha conoscenza già sa. Yeah.
Street. Molle molle, this marquee. Ok, dovresti avercelo? Sì, sì. Let's go. Yeah. Aha. He nacido bajo el signo de la guerra, en cambio de cualquier manera, transformaciones de la espera y quien espera, quien se queda y que te queda, como arena entre los dedos, lo vas perdiendo todo. Está más distribuida esta tierra, gente que era dueña ahora no le quedan huellas. Oye, la historia inventada, acomodada, desde cuando fue pisada, fue robada y humillada. Jamás han descubierto este continente, estos delincuentes mienten, sienten como atentan con jubilados. No hay respeto al anciano, a los niños, a las mujeres, a las raíces del hermano. Y aquí estamos con mi compa Next One, improvisando un poco. Oye, ¿cómo? Sandy. Io sono stato poco tempo fa in Italia e lo so che non si parla molto di quello che sta succedendo qua. Qua c'è proprio un casino. Perciò dobbiamo stare sempre attenti con l'informazione che ci dice la TV, diciamo, no? Human beings. Qua c'è la guerra in questo momento. Beh, questo per il coronavirus si è fermato, però la gente, il popolo tornerà in strada quando questo finisce, speriamo che finisce, tornerà per le richieste sociali che sono ancora tanta gente che sta soffrendo in questo paese. Molta gente sta aspettando. Certo. Vediamo come finisce questa storia, okay. Speriamo tutto bene. C'è gente che può restare a casa, ma c'è tanta gente che non può restare a casa perché deve andare a lavorare in strada, deve andare a guadagnare, no? I soldi. Da vivere, certo. Eh sì, le cose non sono mica facili in questo momento, ma è molto importante che la gente magari che ci sta guardando in Italia, che può vedere le cose che succedono qua in Cile, condividere un po' l'informazione vera, quello che sta succedendo. Sì. Ok. Bueno. Un applauso per Jimmy. Amore, mucho amore, mucho amore, calore fra Jimmy. Grazie, fra. No, ma noi parliamo spesso e mi hai raccontato più volte della situazione in Cile, che non è una, diciamo, delle migliori, ma nonostante tutto gente come te tiene sempre duro e va avanti come deve andare e cerca di non lasciarsi abbattere. Sì, perciò è molto importante che magari la gente può condividere un po' l'informazione, e mo che abbiamo questo internet e che ne so, questa maniera di poter comunicare quello che sta succedendo dappertutto. Io quando sono stato un paio di mesi fa in Italia, sono stato per quasi una settimana e nessuno sapeva niente di quello che succedeva qua, non si parlava proprio, ma io dicevo, ma come è possibile che nella televisione italiana, avendo così tanti canali, nessuno parla di quello che sta succedendo qua, diciamo, no? E lì ti rendi conto che anche l'informazione è manipolata, capito? Cioè l'informazione è una roba che ti fanno vedere, ti fanno capire quello
che è per loro buono, diciamo, no? E invece qua la gente proprio, guarda, tanti sono rimasti senza occhi perché ci sono i carabinieri, i poliziotti che sparano con queste pallottole di acciaio e agli occhi e sono rimasti senza poter guardare. E, guarda, un casino la Madonna, diciamo. Wow. E speriamo che vada bene, perché questo è un paese molto bello, Cile, e tantissima gente molto buona di cuore. E poi c'è lo Stato che opprime, sempre opprime, opprime, opprime. E tutti rubano, tutti i politici. Beh, questo è dappertutto ormai. Però quello che sta succedendo qua in questo momento, diciamo. Mucho calore e rispetto para ti e tu terra. Grazie, mi hermanito. Fuiste sempre una tremenda ispirazione para mí. Per me è un grande onore essere qua parlando con te. Sempre Maurizio, next one, the number one. Grazie, caro. L'informazione italiana è molto orientata solo ai fatti contenuti e inerenti all'Italia. Purtroppo difficilmente si vengono a sapere notizie internazionali se non, diciamo, una piccola sfolverata, ma molto sommaria e spesso mai approfondita. Non sembra che ci sia questo interesse di sapere cosa succede altrove. Si mettono d'accordo fra loro, i governi, così, la politica, si mettono d'accordo. Ehi, non parlare di questo, che quello che sta succedendo qua. Eccoci. Aquí estamos una vez más. Once again. Ok, ok. Allora, dicevamo che la situazione non è delle migliori da quelle parti, e poi soprattutto in questo momento con il coronavirus tutto, come dire, si è amplificato. Ma prima che accadesse tutto ciò mi raccontavi che bisogna, come dire, insieme ai tuoi vicini, al tuo quartiere, bisogna un po' fare le ronde di notte, fare attenzione che non ci siano degli assalti nelle proprietà, nelle case. Situazione comunque spessa. Sì. Io direi riprendiamo tra un secondo, andiamo avanti con un altro pezzo, così cerchiamo di rendere, come dire, più scorrevole il nostro racconto, perché è importante quel ciò che ci stai dicendo. Allora, questo è il 2000, l'anno scorso, agosto del 2019. Yeah.
ok? Vai con il beat, ce l'hai già tu. Rock, rock, rock on! Desde Panamá a Italia, vaya, me pegué el brinco. Con Panamá Red bailando break en el 85. Y estaba Char Crash y también Ice Wine, Shino E, Die Danke, Shira, Heavy Lee. Comenzamos con Fresh Kids, luego Flow, Massive Crew y H Squad con mi compa Skill. Con todo respeto, pregunta la abuela. Come ricordo quella no tener blackout con Bambata, Revolución Zulu con la Cruz Romana, come quella volta nel 86 a Parma, al diario de ogni mente esos momentos carga. La primera vez que fui en sí, DJ Next estaba ahí. Casi 30 años y quedan para el rato, el trato es mantener real, original, nuestro hip hop. En cada frase, contenidos, la vivencia, un homenaje a lo aprendido en cada experiencia. El tiempo pasa y sin clemencia no perdona, las rimas son las huellas de este MC en vigencia. Hoy estoy de vuelta en Roma, voy por donde estuve, soy lo que fui, de aquí salí. Estas calles tienen mi vida, el hip hop es la historia de mi vida, de mi vida. Quiero aprovechar el espacio para mandar un saludo a toda esa gente de Roma, de Italia. Fresh Kids, Sharp, Ice One, Alessio, Mariolino, Massimo Colonna, Crash Kid, Leyenda, toda la gente, Matteo, Breakfast Team, che, tanta gente en Italia. The Next One, tremenda inspiración para mí, mi compa. Toda la gente en Italia, DJ Schizo, DJ Graf, tantísima gente, guarda. Siempre, siempre li ricordo nel mio cuore, siempre. Mis orígenes están ahí. Bueno. Mucho respeto, como siempre, para siempre, mi broda. Yeah. Bueno. ¿Cómo? Facci sentire ancora qualcosina su questo beat, dai, il tuo stilo è veramente potente. Vediamo. Anche se vuoi la stessa cosa. Ok. Desde Panamá a Italia, vaya, me pegué el brinco. Con Panamá Red bailando break en el 85. Y estaba Shark Crash y también Ice One, Shino E, Die Danke, Shira, Teddy Lee. Comenzamos con Fresh Kids, luego Flow, Master Crew y H Squad con mi compa Skill. Que no tienen hablar de vieja escuela, con todo respeto, pregúntale a tu abuela. Come ricordo quella notte nel blackout con Bambata, Revolución Zulu con la Cruz Romana, come quella volta nel 86 a Parma, al día de hoy mi mente esos momentos carga. La primera vez que fui MC, DJ Next One, estaba ahí. So, casi 30 años y quedan para el rato. El trato es mantener real, original, nuestro hip hop. En cada frase, el contenido es la vivencia. Un homenaje a lo aprendido en cada experiencia. El tiempo pasa y sin clemencia no perdona. Las rimas son las huellas de este MC en vigencia. Hoy estoy de vuelta en Roma, voy por donde estuve. Soy lo que fui, de aquí salí. Estas calles tienen mi vida. El hip hop es la historia de mi vida. Big up, máximo respeto para toda la gente de Italia, el movimiento hip hop, mis orígenes están allá, por siempre lo llevo en mi corazón, en mi mente. Peace. ¿Sabes hace cuánto tiempo vengo dando duro como un bate? ¿Acaso estás buscando que lo mate, hijo de puta? Y nunca pongas a prueba la palabra de este mercenario, porque encuentra su calvario ordinario. Primero lávense los sí como nigote antes de pronunciar mi nombre, rebajarme a su nivel. Mi historia está escrita sobre asfalto con cincel, a ver, su mierda siempre se la mina en papel. El que muerde aquí no come ni sazone. Oye, será mejor que crean el respeto y pone tu historia en la balanza y la mansa vergüenza en tu rostro se dibuja. Tu carta tan tirada, bruja. Mi mirada se clava de lata, los delata. Tú tienes miedo, mejor es pa' casar de acá, caca, caca, el pana. Con Next One en los beats, ya tú sabes cómo. Yo. Yo. Oh. Gracias. Wow. Qué estilo, Jimmy. Qué estilo. Grazie, qualcosa si fa. Adesso c'è tantissima roba fresca, nuova, che sta uscendo, no? Con i giovani, veramente bravi,
Il mio stile è un po' quello che io ho cominciato a fare, sto a parlare di 30 anni fa, diciamo, no? Che ho cominciato a avere un po' l'evoluzione con tutta l'informazione che sta sempre andando avanti, diciamo, no? Sì. E come ti dicevo, adesso c'è tantissima gente che sta facendo roba veramente tosta, buona musica, e niente, questo è hip hop, bello. Bueno, mucho, mucho amor para ti. Igualmente, mi hermano. E raccontami un attimo, quando sei arrivato in Cile per la prima volta, com'era la situazione hip hop lì? C'era già una scena o come dire, era c'era, un po' timida? Sì. C'era quello che rimaneva dopo questo tempo dei film, dei primi, che ne so, Beat Street 82, 83, no? Diciamo, no? Che quello che succedeva anche in Italia, che un po' siamo rimasti quelli che erano, no? Gli altri si sono messi a fare altre cose, e ogni volta quelli che ballavano eravamo di meno. E io quando sono arrivato in Cile, è stato l'anno 88, e poi... Beh, c'era Pinochet in quel tempo, tutte le frontiere chiuse per tutta l'informazione di cultura. Cioè, io arrivato nell'88, c'era gente che girava sulla schiena, sul ginocchio, diciamo, no? E io arrivato facendo i Thomas, i 99, le corone. Allora, Eri un qualcosa king. è successo. E sono diventato il king in quel tempo, diciamo, no? Beh, tutto quello che avevo io l'ho lasciato lì, l'ho dato a tutti, l'informazione, abbiamo fatto crescere questo, e ogni volta è andato avanti, è ancora più grande. Poi è arrivato, che ne so, le cose dei graffiti, della musica rap, è cominciato a arrivare ogni volta più gente. Adesso Cile è pieno di hip hop dappertutto, proprio dappertutto stanno facendo delle cose veramente molto belle. E invece dimmi un po' quando com'è successo, com'è andata la situazione con la Posse Latina? L'hai fondata tu o l'hai fondata con altri amici o hai coinvolto altre persone? Com'è successo? Sì, eravamo, beh, un'idea che avevo io, e poi nell'anno 93 siamo riusciti a fare il primo disco, no? Okay. Si parla del 93, diciamo, no? Certo. Eravamo i primi gruppi anche qua in Cile per fare il rap, e lì hanno cominciato, siamo riusciti a entrare con un brano in radio, e poi cominciamo a viaggiare, a fare dei concerti, e ogni volta che arriviamo a un posto c'era gente che diceva: "Oh, io ho cominciato ascoltando te, e grazie a quello abbiamo fatto il nostro gruppo e abbiamo in qualche maniera, diciamo, siamo stati quelli che hanno aperto le porte, no? Diciamo, certo, anche per i TV, anche che per altri giovani che volevano, che ne so, magari avevano ascoltato, sentito, che ne so, il rap in inglese, no? Di, certo, a fare il rap in spagnolo, era un esperimento in quel tempo, diciamo, no? Certo. E così, diciamo, è cominciato a avere rap in tutti i posti, il Cile, in tutti i paesi, no? Diciamo. E poi hai collaborato con tanti artisti, vero? Sì, ma tanti, 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 ma proprio tanti, ma non soltanto quelli di hip hop, anche di altri generi musicali, no? Folklore, che ne so, anche salsa, siamo stati, che ne so, col terzo disco abbiamo fatto una mescolanza di stili, e anche, beh, quella è storia. E col gruppo abbiamo fatto tre dischi soltanto in 8 anni, dopo ci siamo lasciati e io ho cominciato a fare musica da solo, i miei concerti. Adesso siamo tornati, che ne so, 5 anni fa siamo tornati col gruppo, abbiamo fatto un po' di video, un po' di single, così, e cominciato un'altra volta a fare il tour,
dentro il paese. E poi c'era gente, no? Che voleva ascoltare quello che abbiamo fatto, che ne so, in quel tempo, no? Perciò, diciamo, quello che la gente vuole sentire quando ci viene a vedere a noi è una roba che già abbiamo fatto, no? Adesso stiamo facendo delle cose nuove, no? Diciamo, no? Però sempre la gente si ricorda di quello che abbiamo Le fatto origini, nell'inizio. certo. Sì. E sono rimasti come classici, diciamo, no? Ok, quindi c'è, diciamo, c'è ancora molto seguito le cose che avete fatto in quel periodo. Sì, grazie a Dio, diciamo, abbiamo abbastanza lavoro in questo tempo. Io, per dirti la verità, io ormai sono stanco di viaggiare, di suonare la notte, sono abbastanza stanco, perciò ho cominciato a fare il workout per sviluppare nuovi talenti. E gente nuova, e dargli a loro quello che non abbiamo avuto noi, che qualcuno che ti dirige, diciamo, no? Che ti fa capire come è la faccenda, com'è veramente la faccenda. Perché una cosa è andare, che ne so, in piazza così, ti bevi una birra e fai un po' di freestyle così, stai bene con gli amici, ma un altro fatto è lavorare in questo. Ambiente. E Certo. noi non abbiamo avuto nessuno che ci dica: oh, guarda che le cose sono qui, sono così, e devi stare attento con queste altre cose. Che ne so. Adesso noi abbiamo imparato quello che io cerco di trasmettere ai ragazzi nuovi, diciamo. Ottimo, grande. Senti, ma si può dire allora che nelle fondamenta cilene dell'hip hop cileno c'è anche un po' d'Italia, allora. Ma certo, come no? La gente quando parla degli origini, diciamo, del hip hop, perché quando io sono arrivato c'era soltanto il breakdance in Cile, non Ok. c'era il graffiti, non c'era il rap, non c'era, che se io, i DJs, perché anche in quel tempo avere un impianto, diciamo, avere i Technics 1200, Certo. diciamo, cioè è una roba che non esisteva proprio da queste parti, e non c'erano soldi per quelle cose in quel tempo, no? Allora, quando si parla di origini del hip hop come hip hop, non del breaking, del hip hop come cultura, Cultura. sempre, beh, ci chiamano a noi, e io sempre dico i miei origini, no? E parlo sempre di Italia perché è stato così, diciamo, quella è l'istoria, no? Perciò c'è anche sempre qualcosa, e anche a te, a Maurizio, a te ti conoscono molto qua i B-Boys, e beh, te ti conosce tutto il mondo, diciamo. Il tuo stile ha avuto molta. Grazie. E wow, ci sarebbero tante cose perché è veramente interessante sapere l'impatto che può aver avuto le origini su un paese, plasmandolo, dirigendolo, no? Magari orientandolo. Vi chiedeva prima Nico, se dovessi consigliare un rapper, un MC attuale, c'è qualche nome che puoi consigliare da ascoltare? Sì, a me piace quello che fa Charlie Tuna, The Jurassic 5. Ok. A me piace il suo flow, la sua voce anche. Puoi scriverlo qui sulla chat di modo che può arrivare. Sì, come no. Bueno. Ecco. Ok, Charlie Tuna, Charlie Tuna e Jurassic 5. ok, ma Jurassic 5, non quelli di Los Angeles, intendi? Sì. Oh, ok, bueno, ma invece del Cile proprio, che vive in Cile.
Ah, c'è un sacco di gente forte, guarda. Movimento Originale, la Restame, System C, Dibujo MC, Adicta Sinfonia, ma c'è un sacco di gente forte qua da queste parti. C'è un Ok. sacco di gente che sta facendo delle cose molto interessanti, guarda. Bueno. Wow. Anche MC donne. Sì, Anita Tijoux. Anna Tijoux, lei suona anche in Italia, eh? E io l'ho sentito. Una volta sono entrato in un supermercato e c'era una musica. Io ho detto, oh, ma questa lo conosco, l'ho sentito bene. Era Anna Tijoux. Wow. Ci Ok. E quindi quando sono abbastanza donne. Flor del Rap también, che Ah, ci Flor ho del Rap l'abbiamo lavorato. fatta ascoltare tu. Lei è brava. Sì. Forte, abbiamo visto anche il video. Sì, quello che abbiamo fatto, te ricordi? Sì. Grande. Ok. Io direi ti faccio ascoltare ancora un pezzo. Ok. E va così. Buono. Kicking a horse. Studio. Yeah. Okay, te l'ho mandato. Sì, Controlla. sì. B-boy feel. Yeah, once again, una vez más. Next one, next one, next one. Y Fernández. Oye, oh, yeah. ¿Cómo está toda la gente? Mucho habla, mete ruido, poco me dicen con sentido. Que se inventa, cuenta, jura, que por siempre de la pura. Solo el tiempo es testigo en el camino. Tanto amigo que por la espalda solo clava la espada de cada tiro. ¡Bra! Descarga humana con mi hermano que conspira. Un atentado lo deja tumbado en la mira. A la mentira que te tira, mira, son cosquillas. Son espinillas que reviento con placer sin ira. Pira, para la pira, eso que dice y aterrice. Son más de 30 años construyendo lo que quise. La ley es una para los vídeos y el error no se repite. Aquí cada frase representa. Cicatrices cuando llega, pega, no, no hay quien la mueva. Rompiendo la barrera y cuando quiero una muela. Prueba el impacto, no llega ni a la suela. Tu mente y más de dos dientes vuelan. Bra. Cuando llega, pega, no, no hay quien la mueva. Rompiendo la barrera y cuando quiero una muela. Prueba el impacto, no llega ni a la suela. Tu mente y más de. Oye, so, puede ser que en cualquier lugar vayas a encontrar güeyes con identidad. Soy animal de raza, sangre caliente, soy del Caribe. Soy el que sigue, copiando al Caprine Boy. Son con dedicación pa' toda mi tipo, friend, what?
Wow, hey, so che so fa, a chi età, Fernandez, sì, next one. Tengo tatuada en el alma una misión, son mi pose, pochi pasi e fai de sangre a tierra la lección, empapada la canción de su voz de identidad, la raza de casa, en la casa, en la chance, so, aquí está, no se va, se queda, permanece, por más que el tiempo pase, esto crece, pese, a la victoria y la muerte, hey, que se quiere jugar la suerte, mi freno, que no hay que ver para creer. Manos atadas, obligado a permanecer, guay, que no hay que ver para creer en esta realidad, dímelo, next one. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Yeah. Jimmy, Jimmy. Mi compa, te quiero agradecer la invitación. Jimmy, 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 Jimmy. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Woo! Yeah. Tremendo beat, compa, ne vaina? Yeah. Grande Jimmy. Grazie, Maurizio. Grazie, Net. The next one. Tremenda inspiración, quieres, Juan. Yeah. No matter what. No matter what, Jimmy, no matter what. The next one. Yeah. No matter what, Jimmy, no matter what. E beh, dai, se non ci divertiamo, che senso ha tutto ciò? Certo. Ma sì, dai. All'ultimo momento ho detto, cavolo, ma cosa vado a prendere, cosa fai a prendere? E poi ho detto, KRS-One. Ho tagliato tutto KRS, gli ho fatto dire quello che volevo io, e vai. E vai. questo è il bello dell'hip hop. Wow, that's what's up. Wow. Senti, hai qualche nuovo progetto in cantiere o qualcosa che vorresti dire, consigliare, raccontare? Feel free. Sì, grazie. Guarda, noi eravamo pronti per uscire con un nuovo singolo, no? Poi è successo questo l'anno scorso, cioè proprio la guerra nelle strade, tutto si è fermato, diciamo, no? Certo. E poi adesso è arrivato questo coronavirus e siamo tutti qua. Però abbiamo delle idee così, no? Cioè, vediamo se riusciamo a buttare fuori questo un nuovo video, diciamo. Intendi con la voce latina o come Jimmy Fernandez? Con la voce latina. Ok. E poi magari vediamo se continuo un po' a fare magari un altro disco. E io, come ti dicevo, ormai... Io ci sono, se vuoi. Come? Io ci sono, se vuoi. Certo. Tremendo onore, compa. Che ti iba a dire, quello che ti volevo dire, è che quello che ti dicevo, cioè ho fatto tante cose che sono un po' stanco. Sto guardando a fare altre cose, magari vivere in altre ore, diciamo, no? Perché uno quando suona sempre deve suonare dopo mezzanotte, quasi sempre, diciamo, no? E poi non dormi tutta la notte, dopo il giorno seguente ti tocca viaggiare, e io sono stanco di quella roba ormai, perciò
fare questo, quello che ti dicevo, il workout per sviluppare nuovi talenti, che ne so, per la musica, quello che abbiamo imparato, diciamo, noi in questo, tutto questo tempo, no? Trasmettere quell'informazione, così non si perde il talento. In un paese dove c'è tantissimo talento e non ci sono tante possibilità, allora il talento si perde. E quello è una lastima, diciamo, no? Cioè, vedi gente che ha proprio un talento incredibile, così è perché non ha mezzi o non ha la sapienza per lavorare, diciamo, no? Per sviluppare il suo talento, e poi vedi che si perde, quello è una lastima, diciamo, no? Certo. Beh, ognuno può mettere da sua parte, dalla sua, diciamo, no? Quello che può, diciamo, no? Certo, senti, Sì. l'hip hop si può dire che sta salvando delle vite lì in Cile? Nel senso, c'è Sì, povertà, vero? C'è molta povertà. abbastanza porta, sì, abbastanza porta nei ghetto, Può nei essere una ghetto c'è il soluzione? talento proprio, nei ghetto, in los barrios bajos, aquí hay mucho talento en todo Chile, todas las regiones, hay muchos grupos y todo eso, ¿no? Pero como te dicevo, cioè, una roba è fare una canzone, che ne so, un disco, così underground, e ti metti insieme altri gruppi, così, ma la roba rimane lì, no? La roba rimane lì. È forte la presenza dell'hip hop nel barrio. Sì, molto forte. Qua è stato proprio, cioè, una via per esprimere, no? E per quello è andato molto forte qua, e è cresciuto tanto, tantissimo. Quindi salva delle vite lì, sicuramente salva. E certo. Guarda, io penso che più di qualsiasi, diciamo, denaro, moneta che io avrò fatto, diciamo, con la musica, per me il vero guadagno che ho è aver potuto dedicarmi a quello che amavo, no? Cioè, io ho cominciato a fare breaking, b-boy, te lo sai, tanto tempo fa. Poi, dentro di questo, avevo questo che ritmico, no? Che c'era qualcosa lì che dovevo cercare, e questo mi ha dato la possibilità di esprimermi e dire quello che avevo in mente, nel cuore anche. Sì. E poi, ci sono delle cose che dobbiamo avere sempre per andare avanti, no? Cioè, il rispetto, il compromesso, diciamo, per il lavoro, tutto quello, no? Quello è che dobbiamo trasmettere un po', no, ai ragazzi, perché il talento c'è nel barrio, ma c'è poca educazione. Ok, E quello è molto importante per andare avanti, diciamo. e tu trovi che i media hanno rispetto della cultura hip hop in Cile o diciamo anche lì gli stereotipi sono sempre, come dire, forti? Sì, beh, sempre loro prendono quello che gli serve, diciamo, no? E Certo. quando non gli serve, guardano, Cosa. ti lasciano, diciamo, no? Ma anche uno deve essere, diciamo, un po' furbo in quel senso, no? E vabbè, mo sto lavorando con i media, così, e capisco che questo, nell'attimo che finisce, io devo cercare altre cose per continuare ad andare avanti, diciamo, no? E non sempre aspettare a loro che ti vengono a prendere, a cercare. Uno deve andare avanti, diciamo, in 28 anni di carriera, se si può dire, diciamo, e ci sono stati buoni tempi e anche cattivi tempi. Adesso, dopo un tempo, io ormai ho 51, poi quello che ho fatto è lì, diciamo, no? E poi la gente ti riconosce, diciamo, no? Quello che hai fatto.
Questa è una buona cosa. Questa è una buona cosa. Bene, ottimo. Qualcuno vuole fare qualche domanda? Come on, yo, let's fuck it. Pop is all about, dice Nico. Certo. Applausi, dice Nersone. Grazie, Nersone. Un abbraccio. Nersone è un grande appassionato. Dai ragazzi, forza. Allora, io so che tu hai molto amato Apache degli Incredible Bongo Band, soprattutto quando in tempi di breaking. Allora ho pensato, fammi tagliare Apache perché te lo dovevo. Questa roba mi fa tornare proprio ai primi tempi. Mazza, che tempi. La gioventù, no? La gioventù che non torna più. Quiero agradecer a toda la gente que está por allá en Italia, que me está escuchando, que ci está seguendo. Y B-Boys. Breakers, da tutta l'Italia. Massimo Colonna, Crush Kid, la leyenda, tu sabes. Este ritmo será definitivamente un clásico de nuestras vidas, Mauricio. Questo sarà di sicuro un clásico delle nostre vite. Poi mi viene in mente anche Wild Style. Se va armando, formando il circolo. Vamos a ver quién se lleva el título. Si tú tienes tu estilo, demuéstralo. Aquí tienes lo mío, supéralo. Se va armando, formando el círculo. Vamos a ver quién se lleva el título. Si tú tienes tu estilo, demuéstralo. Aquí tienes lo mío, supéralo. Wow. Yeah. La colonna sonora delle nostre vite. Questo è un classico proprio de toda la vida. Per tutta la vita. Esatto. Grande, grande Jimmy. Grande Maurizio, grazie. Wow, grazie, veramente. Jimmy, ma quando sei andato a Panama invece, lì... l'hip hop si vedeva o ancora non c'era ombra di hip hop lì a Panama? Guarda, quando io sono andato da Panama a Italia nell'anno 85, già c'erano, ma di sicuro, no? Con questo i film di sì. Breakdance, c'era la moda dappertutto ballare breakdance, certo. No? Invece quando sono tornato dopo l'Italia, io sono tornato a Panama, c'era una guerra civile là quando c'era Noriega nel potere e lì proprio, cioè, la strada era brutta, non trovavi niente di buono. Per quello io sono venuto a vivere in Cile, perché non c'era niente da buono da fare a Panama. E io ho perso degli amici, non li ho mai più visti, diciamo, no? Tantissima gente che si è perduta, che ne so dove sono andati a finire, diciamo, no? E perciò io sono venuto a vivere in Cile e quella è stata una grandissima possibilità
che mi è successo, diciamo, no? Perché rimanere lì a Panama non era niente di buono. Allora c'era, non c'erano i posti, cioè ballando gente per strada, così, ragazzi, non c'era niente buono per strada, diciamo. Senti, ma la polizia come reagisce invece quando vede, che ne so, i b-boys per strada o in generale, se ci sono, ci sono le gemme in strada? Ma qua in Cile sì, e adesso certamente di no, però certo. ma c'erano i posti in strada dove si ballava, diciamo, no? Dove arrivano tutti i ragazzi a ballare, come Galleria Colonna nell'85 a Roma, diciamo, Viale Regina Margherita, ti ricordi, no? Sì. Abbiamo ballato noi in quei tempi anche, c'erano quei posti, beh, ci sono ancora, e soltanto polizia, nella capitale. Com'è? E la polizia come reagisce? Lascia, va sì, bene? No, sì, va bene, non c'erano... C'era repressione. No, in quel senso no, però basta che ci sono stati brutti tempi in Cile quando c'era soprattutto Pinochet, e lì non c'era proprio libertà, la gente non poteva fare, poi c'era il tocco di queda, cioè a quest'ora te ne devi andare a casa, non puoi andare per strada, no? E lascia perdere le feste, i posti, sì. Sì. Ma adesso è cambiato un po' quello, però adesso è arrivato questa roba qua delle richieste sociali che sono lì, e vediamo come va avanti questo. Senti, ma la gente è tollerante rispetto alla musica o... Sì, 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 abbastanza. Non puoi far rumore, gli dà fastidio, insomma. No, abbastanza, tutto dipende, no? Diciamo, da dove sei, ma abbastanza. Cile è un paese che piace molto la musica, Ok. andare a vedere i concerti, vengono, che ne so, gruppi grandi, gruppi grossi, gruppi, diciamo. E c'è sempre adesso è cresciuto il paese, diciamo, no? Perché sì. Prima aveva rimasto indietro, come si dice, no? Ma adesso è attualizzato, tutto attuale. Ok. E speriamo che continui, che tutto vada bene, così vediamo cosa succede. Grande. Senti Jimmy, c'è un'ultima cosa che vorresti condividere con noi prima di salutarci? Darte las gracias, mi hermano, darte las gracias por esta posibilidad de Ah, pasarlo bien un rato, de poter magari parlare anche, che ne so, delle cose, no? Di quello che abbiamo parlato un po', sono grato, molto grato. Mi sono allenato un pochetto nell'italiano perché io qua parli quasi non benissimo. parlo con nessuno in italiano, però poco a poco vado riprendendo, diciamo. Vai benissimo. Per noi sei anche cittadino italiano. Grazie, Poi intendo noi amici, poi gli altri chi se ne frega. grazie. Sì. Senti, Nico ti vuole fare una domanda. Dice, esiste un genere musicale cileno? Il folklore cileno, folklore Ha un cileno. nome specifico o solo folklore? Sì, folklore, musica folclorica. Beh, qua ci sono come Mapuches, che hanno la loro cultura molto forte. Folklore. Folklore. B-Boy Sì. Phil dice, spero che le cose andranno meglio laggiù. Sì, Benito, grazie. ti aspettiamo presto in Italia, guarda che ti vogliamo tutti bene. Io voglio tornare subito. Tu sai già che Sì, hai sì. già, come dire,
amici e casa da queste parti. Sì, sì, grazie Fra. Io amo l'Italia. Nico dice il Tony Allen cileno, il Ferracuti cileno. Saludo, máximo respeto para todos. Aquí está Jimmy Fernández de la vieja escuela representando un poco. Bueno, bueno. Paz y respetos. Condividi un messaggio in tua lingua madre. Español. ¿Qué quieres que le diga? Aquí estamos, compa, estamos en cuarentena, pero en cualquier momento tenemos que salir a hacer lo que nosotros tenemos que hacer, tú sabes, ¿no? Así que nada, yo espero que la gente me entienda un poquito. Aquí estoy improvisando, estoy hablando mientras me estoy comunicando, estoy expresando los sentimientos para toda la gente que nos está siguiendo. Peace. Grande Jimmy. Peace. Grazie per essere stato qui con noi, è stato un grandissimo piacere. E tu lo sai, puoi tornare tutte le volte che vuoi e comunque sei sempre nei cuori dei nostri amici e mio in particolare. Grazie, mi bro. Grazie, frate. Fatemi vedere che un po' di cuori, fuochi, amore, pizze, quello che vi pare per Jimmy Fernandez. Grazie, grazie, Fragra. Wow, Kid Ed dice respect. Muchas gracias, Nersone. Manuel, grazie. Davide. Sì. Beh, tantissima salute. Gente. Wow. I did the beat, you do the lyrics. I did the beat, you do the lyrics. Questa internazionalità è stupenda, bravi a tutti e a chi lavora dietro le quinte. Grazie, grazie, grazie. Più che altro il bello di questa cosa è soprattutto, visto che ci sono i mezzi oggi per poter veramente avvicinare le persone, tanto vale usarli in un modo che può essere utile, no? In questo caso, per me personalmente, poter contattare gli amici che si trovano in giro qua e là è solo un grande piacere. Quindi poi condividerlo con chi ha piacere di insomma, di passare un buon momento è solamente una cosa in più. E quindi vi ringrazio ancora una volta per seguire queste dirette. Supportare tutti gli artisti che cerco di proporvi di volta in volta. Spero che le combinazioni siano inaspettate, appunto, e non scontate. Grazie a tutti. Tra l'altro, volevo condividere un pensiero che stamattina mi hanno praticamente terminato la diretta almeno 4 volte il copyright. Veramente, questa cosa è inaccettabile. Non è possibile.
pensare che c'è gente che può suonare per delle ore, intere giornate, qualsiasi hit, no, e vanno avanti senza problemi, e invece ti interrompono. Cioè, mi hanno proprio terminato la diretta 3 volte, quindi non ho potuto neanche salvare e condividere, e non c'è stato verso di rientrare. Questa cosa è inaccettabile, perché questi sono i miei dischi e la mia musica, io sono un artista e ho il diritto di esprimermi, e non si devono esprimere soltanto chi ha il potere o le conoscenze. Questa roba è inaccettabile, quindi... tutto il resto già sapete, è inutile stare, non voglio polemizzare, ma questo è un fatto. Questa roba deve, in qualche modo deve cambiare. GTFO copyright, hai capito? Insomma, grazie a tutti ancora una volta, seguite le dirette al mattino, insomma pomeriggio, quando c'è la possibilità, cerchiamo sempre di spingere, di portarvi in tanti luoghi. Perché portarvi in tanti luoghi? Perché per me questo è hip hop. Tanti luoghi, tanti suoni, tanti colori, tante persone di differenti stili, ambientazioni, influenze, una trasversalità che ci aiuta a crescere e a espandere quelli che sono i confini che le persone tendono a ingabbiare tutto ciò che magari non conoscono o non hanno voglia di conoscere. E quindi l'hip hop è qualcosa di molto più grande, di molto più potente, che ci contiene tutti e che necessita di essere imparato e che ottenga finalmente una dignità e non la solita retorica che tende un po' a ironizzare o sbeffeggiare in casi, diciamo, più estremi. Quindi questa roba, secondo me, è tempo che cambi, perché è inaccettabile che la storia si ripeta continuando a tramandare luoghi comuni inutili, anziché allargare la mente delle persone e far conoscere qualcosa che, come diceva Jimmy, ha aiutato tante persone dal punto di vista sociale, elevandole, dandogli una casa, un lavoro, un senso nella vita, anziché combinare guai in giro. E quindi questa sicuramente merita più rispetto e merita molta più comprensione rispetto a quella che è la percezione attuale. Grazie a tutti, è stato ancora un piacere.